Francesco Giunta in concerto, quindi anche domani sarà una abbiamo giornata. Abbiamo tanto desio di sentirlo. Tanto desiderio, certo. E comunque io spenderei due parole per invitarvi a frequentare le mattinate del Debole. Sono dei momenti molto, molto significativi che diciamo, i concerti del pomeriggio non ci sono difficoltà. E comunque dopo la serata splendida di ieri sera ci avviamo a passare un'altra splendida serata di arte e di musica, cominciando con, purtroppo, con Palermo. Purtroppo per te catanese. È catanese, cioè. Ma io sono catanese, insomma. Taligale! Taligale! Ce l'ha più forte lui il microfono, però aspetta. Vabbè, allora, è cantante. Allora, buonasera a tutti, per noi è sempre un grande onore venire al Dedalo Festival. Grazie a Ezio di cuore per averci invitato. Ezio, io ti devo chiedere una grossa cortesia a nome di Palermo, provincia, zone limitrofe. Per favore, Leonardo è zuppo e Biecchio la sua casa. Ecco. L'avevo sollevato l'argomento ieri sera. Allora ormai io, nell'era delle immagini, non possiamo presentarci come presentatore zuppo. E siccome io sono nato a Ganci. Dopo quello che hai detto su Palermo, guarda, io dico solo Forza Palermo e abbasso capo. Vabbè, io lo dico. Ora arriva nei Giaudà e poi da dopo quei Giaudà. C'è uno grosso. Quei Giaudà parliamo dopo. Intanto Palermo batte Catania 1-0. Taligale! Sant'Anna pure, perché il tabellotto è Sant'Anna, cioè, noi, altro, la principessa di Sky, di News e di 24.
Un applauso alla principessa Raffaella Daino. Il resto lo diremo alla fine. Sei pronta, Raffaella? La facciamo parlare alla fine, Raffaella. Hai bisogno di qualche minuto ancora? Due secondi. E allora? Diciamo al mio tre. Al tuo tre. Tre. No, siamo orgogliosi di una formula che dicevamo con Noesio. Evidentemente ragioniamo di mantenerla, penso per la gioia anche degli amici di Sant'Anna, mantenerla negli anni prossimi. Cioè, ormai qua... Qua, abbiamo la scala di Sant'Anna che dovrebbe essere esibita, la scala di Sant'Anna, c'è chi dice la scala di Milano, ma dice che abbiamo la scala di Sant'Anna, però le cose anche piccole, se sono piene di bella gente, che apprezza anche le cose particolari e difficili. Un applauso alla scala di Sant'Anna! Fatemi un applauso voi stessi e un applauso alla scala di Sant'Anna. Come abbiamo fatto prima per Italia che lei. Grazie a tutti, buon proseguimento. Raffaella. Grazie a te, Raffaella, e senza di lei saremmo muti. A proposito di comunicazione, io inviterei sul palco un portavoce di Radio Sisma, Vincenzo. Un applauso a Radio Sisma. Radio Sisma che manda in diretta le cose che facciamo in questa piazza di Sant'Anna. Vincenzo. Grazie anch'io per la continuità, l'affetto che nutre per il Tedalo e principalmente per Caltabellotta e per Sant'Anna. Io sono lieto di poter contribuire alla realizzazione di questo festival che ormai rappresenta un dato di continuità nella nostra storia culturale. Mi auguro che prosegua ancora negli anni futuri finché c'è l'entusiasmo di questi due ragazzetti, credo che di questi tre, perché lei ci ha conteggiato col suo entusiasmo anche, quindi... credo che si possa continuare. Ci vediamo domani sera. Chi viene domani sera? Domani sera c'è Francesco Giunta, è uno che si chiama Disio. Vengono anche, mi pare, persone da Palermo. Sì, domani mattina c'è da Petra Relè. C'è una conferenza di presentazione. Non so se potrò esserci domani mattina, ma in ogni caso sarò qui domani sera. A continuare ad applaudire coloro che si esibiranno e naturalmente si esibirà anche, immagino, Ezio. E in ogni caso ringraziare ancora una volta tutti voi, quelli che ci saranno domani sera e quelli che sono i veri autori, i veri realizzatori di questo grande evento culturale. Grazie. Grazie a lei per tutto quello che fa per la casa per noi. Ci siamo quasi. Adesso signori passiamo a casa mia. Mascala! Non c'è senza dolore. Música, música.
grande, allegro. Allegro. La fotografa è contenta, è allegro. Sorride. Allora, questa qua lo dedichiamo a lei. È una donna. Ovunque tu sorridi, Arianna, è il posto migliore del mondo. Ovunque tu sorridi, è il posto migliore del mondo. Il brano si chiama La sposa del vento. Potete fare cortesemente un applauso a Marco Asero, che questa sera festeggia il suo compleanno. Tanti auguri Marco Asero, tanti auguri Marco Asero, tanti auguri Marco Asero, tanti auguri a te. Passa della mia vita tutto compiano, bella cosa. Come ce l'hai tu, ce l'hai anche io. Come ce l'hai tu, ce l'hai anche Macario. Comunque stasera, vabbè, stiamo facendo un'offerta incredibile, il nostro CD e la maglietta a soli 10 euro qui nella bancarella, solo 10 euro, solo per 10 minuti, perché ci sono gli ultimi 10, anzi ce n'è ancora per venire a cercare da me, se ti mangio, solo 10 euro, ottimi di che scade il 21/12/2017, autorizzazione che scade di che sta. Grazie. Comprate il disco dei Ciao Da. Ragazzi, sì, questo è fondamentale. Se lo potete fare, però. Tra l'altro sono originali anche in questo, no? I CD di solito sono dentro i porta CD, cioè, l'hanno messo dentro la maglietta. Come dire, originali tutti. Qualcuno ha detto, posso dirti cosa mi hanno detto? Va bene su Catanese, ma su Bravo stesso. Beh, ognuno ha i suoi difetti, non è che se ne andrà. E va bene. Lo cielo di Sant'Anna tutti quanti, la scala che bella.
this is the noise. Nati Assu. Nati Assu. Nati Assu. Nati Assu. Nati Assu. Grazie, e già domani.